Benvenuti cari criptoaffezionati in questo nuovo video con un nuovo airdrop. Ma veniamo subito a noi, passiamo subito sullo schermo per vedere di cosa si tratta e che cosa ci potrebbe dare questo nuovo airdrop. Eccoci, oggi siamo su Zeta Casino, sulla rete in questo caso di testnet della ZK Sync. Ok, anche questo è molto chiacchierato nell'ultimo periodo come rete e come potenziale airdrop a livello di remunerazione. E vediamo quindi oggi questo piccolo progettino che sta venendo costruito ed è in fase di testnet su Zeta Sync. È importante al quale partecipare perché appunto è uno dei più importanti come play to earn, in questo caso a livello di casinò. Ma veniamo subito a noi. Allora, come poter partecipare? Come prima cosa dovremo richiedere, e attenzione, abbiamo quattro reti che si possono testare. Ora noi andremo a vedere ZK Sync e Polygon, perché poi Arbitrum è lo stesso passaggio e Phantom è la stessa maniera. Però Phantom ha un'altra richiesta a livello di test token, ma questo poi lo vediamo strada facendo. Bene, veniamo subito a noi. Quello che dovremo fare per prima cosa è andare a, ok, connettere il wallet, come vediamo qua sopra. Una volta connesso il wallet, dobbiamo fare request a tweet, ok? Pardon, request and tweet. Quindi noi dovremo collegare il nostro profilo Twitter e fare la richiesta tramite questo tweet che verrà messo sul nostro profilo e poi sul quale noi andremo a ricevere ovviamente i nostri token test. Ci mette un bel po', quindi la cosa migliore che noi potremmo fare in questo caso nel mentre che aspettiamo, questo fatelo perché ovviamente richiede la conferma, ma andate su girlyfaucet.com, ok? Prendete il vostro indirizzo, ok? Lo copiate, andate qua, fate send me ETH e andate a ricevere poi. Ecco, oggi siamo in errore, vediamo un po' che cosa succede. Comunque, quando funziona, funziona e viene subito senza nessun problema. In questo caso viene fuori un errore, però questo è il procedimento, ok? Al di fuori di questo, eventualmente vi arriva il tweet e quindi vi darà i vostri test token. Bene, una volta che noi saremo qua, li ritroveremo nel nostro wallet. In questo caso io sono su ZSync, voi sarete sulla rete di Test Girly, ok? Come poter portarli da rete Girly a rete ZK Sync? Semplicissimo, andremo su portal.zksync.io e qua vedremo ovviamente wallet, bridge, tixer, faucet, eccetera, eccetera. Noi dovremo andare su bridge perché abbiamo ricevuto gli Ethereum. Bene, vedete qua che noi abbiamo Ethereum Girly e sotto ZK Sync. Qua scegliamo quello che vogliamo mandarci, quindi 0.01 per dire, facciamo il deposito, qua ci fa switchare perché abbiamo bisogno di mandarli dalla nostra rete Girly su ZSync, diamo l'ok e li trasferiamo, ok? In questo caso poi li vedrete direttamente qua. Ci metterà un pochettino, quindi dai 10, 5, 10, 15 minuti all'incirca, ogni tanto è un po' lenta. Una volta fatta, li riceverete e potrete finalmente ritornare nuovamente in questa parte, ok, che adesso non si può utilizzare perché siamo nell'altra rete. Eccolo qua, transaction submitted, è arrivata, quindi siamo a posto, vediamo un po'. Ok, è partito. Ritorniamo sulla nostra ZK Sync, eccola qua. Ok, non è ancora arrivato, ma arriverà a breve. Nel frattempo, noi ovviamente ritorniamo qua sopra, facciamo il mint, richiediamo i test token di ZK Casino, attendiamo, please wait, have fun. Ok, abbiamo 10.000 token in questo caso. Quello che dovremo andare a fare è esplorare i vari giochi. Quindi in questo noi possiamo andare a provare tipo rock, paper, quindi carta, forbice, sasso. Vediamo quanto vogliamo puntare 100 token in questo caso e dobbiamo puntare su quelli che potrebbero vincere in questo caso. Quindi noi puntiamo sulla forbice, ok? Vincerebbe sulla mano, perderebbe su ovviamente il sasso. Approve. Vediamo un po', siamo fiduciosi. Vediamo un po' se la fortuna ci assiste oggi. Questo è continuare a testare ovviamente
il gioco fa sì che, come se voi faceste delle transazioni di swap o di aggiunta di liquidità all'interno di liquid pool, di farm e quant'altro su altri progetti, come abbiamo visto nei video precedenti di Arbitrum e anche su One per quanto riguarda invece gli swap dell'exchange. Quello che noi adesso andremo a vedere invece sarà un gioco. Ci mette un pochettino a caricare per giocare, però poi il gioco arriva. In questo caso andiamo su play, facciamo conferma. Ok, in questo caso ovviamente abbiamo perso, no, pareggio, pardon, draw, abbiamo fatto pareggio. In questo caso poi possiamo anche tornare su altri giochi, scegliere quindi altri giochi, vediamo un po', ok, available video poker, facciamo le slot, ok, andiamo su slot, ci giochiamo 500 crediti, facciamo due giocate, quindi 1000 crediti totale. Accettiamo in questo caso perché abbiamo già fatto la conferma prima dei token, quindi in questo caso dovrebbe già elaborarci il play, quindi la giocata. Questi sono i montepremi. Ok, il primo l'abbiamo perso. Ok, perfetto, li abbiamo persi tutti e due, quindi siamo stati proprio sculati pesantemente. Vediamo un po' qua, vi conviene continuare a giocare, come vi ho detto, per creare comunque interesse nel gioco e far vedere che appunto lo state provando. In questo caso è andato, vediamo un po' che cosa succederà, che cosa ci farà vedere. Bene, li stiamo perdendo tutti, vediamo un po' se riusciamo a perdere 10 su 10, sarebbe fantastico a mio avviso. Però una volta fatto così voi avete appunto un'eleggibilità totale eccolo qua, uno abbiamo vinto su 5, uno abbiamo vinto, quindi direi che non abbiamo proprio una bellissima media come possiamo vedere, ne abbiamo vinto un altro. Non sta andando benissimo, non sta andando benissimo. Bene, perfetto, abbiamo perso un botto di soldi, quindi possiamo ritornare a casa, ovviamente sconfitti malamente, e questo è un po' quello che ci riserva appunto il gioco. Quindi questo lo dovrete fare sulle varie reti. Per esempio, adesso vogliamo switchare su Polygon Mumbai, ok? Qua ci chiederà di approvarlo e quindi di switcharlo. Quello che noi dovremmo fare, stessa cosa come ho fatto prima, dovrete andare su faucet.polygon.technology, richiedere IMATIC, inserire il vostro address, submit, sempre su Mumbai, ovviamente perché vi richiede come da gioco, che okay, conferma. Request in progress dovrebbe aprirsi in teoria un pop-up, anzi no, forse questo deve solo arrivare, quindi non avremo la richiesta. Comunque, insomma, una volta fatto, transfer filed. Quindi oggi non siamo molto, molto fortunati, però il passaggio è questo. Mi sono arrivati perché ne avevo 45 in realtà, quindi questa è un po' la giocata. Dovete ritornare qua sopra, vedete che comunque i token ce li abbiamo lo stesso e poi possiamo ovviamente ritornare a giocare nuovamente. Stessa cosa lo dovremo fare per Phantom eventualmente. Cosa dovrete fare? In questo caso vi richiede subito l'aggiunta della rete di Phantom su MetaMask, quindi in questo caso non dovrete neanche andarla a cercare, io ve l'avevo già preparata ma me ne ero dimenticato. Vi ho messo invece faucet.phantom.network, in questo caso inserite sempre il vostro wallet, non sono un robot, vediamo un po' se almeno su questa siamo fortunati. Ok, in questo caso è andato a buon fine, quindi arriverà i nostri 5 testnet FTM e ritorniamo quindi sul nostro gioco, andiamo a selezionare i nostri vari game che vogliamo fare e con quelli siamo sostanzialmente a posto, possiamo continuare a giocare e vedere un po' se la sorte è dalla nostra parte. Bene, cari cripto affezionati, abbiamo visto questo piccolo airdrop interessante, facile, divertente, poco fortunato, ma molto importante per poter essere eleggibili prima di tutto come airdrop dal progetto di Zeta Casino e poi anche perché ci potrebbe essere magari qualche interesse a livello di ZK Sync per avere un ritorno in più a livello di airdrop. Diciamo che non guasta, sono soltanto dei passaggi in più, ma che richiedono poco tempo ed è molto interessante. Se il video vi è piaciuto e avete avuto più fortuna, mettete un bel like, seguitemi e accendete la campanella. Ci vediamo al prossimo airdrop e al prossimo video.